Ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Titus in Fabula e siamo tornati a Kamura con Monster Hunter Rise versione PS5. Allora, innanzitutto parliamo con Kagero. Se vi ricordate dall'ultimo episodio abbiamo sbloccato i due campamenti, quindi ovviamente ci darà la subquest per costruirli gli accampamenti. Allora, speravo di potermi mettere subito all'opera, ma dei mostri stanno causando dei ritardi, ovviamente ci daranno la subquest, immagino. Avere a disposizione un accampamento secondario potrà tornarti utile per le spedizioni, in realtà sì, poi ne parliamo magari. Un quid pro quo, vabbè. Allora, abbiamo 8 zamminiti. Ah, ok, sono subquest non vere, nel senso che possiamo farla in qualunque quest, basta che uccidiamo 8 zamite in qualunque quest, quindi magari 2 in una e 6 nell'altra, non è un problema. Ok, dovrebbe darci anche l'altra. Sì, ci dice la stessa cosa, sì. E qua ci chiede, ah ok, di fare delle consegne. Pelle calda che troviamo dagli Anteca. Osso mostro piccolo lo troviamo ovunque. Cos'altro vuoi? Allora, vedete, qua abbiamo consegne. Accampamento 2, perché l'uno è quello di uccidere gli zamite. Consegniamo. Grazie per aver procurato dei materiali. Ora possiamo costruire l'accampamento. Quando sarà finito potrai utilizzarlo come nuova base operativa, se vuoi. Dovrebbe essere pronto prima della tua prossima missione. La cosa brutta è che non possiamo partire da lì. Partiamo sempre da quello base, dove c'è la cassa scorte, e poi ci dobbiamo trasferire. Peccato. A differenza ad esempio di World, dove puoi scegliere da dove partire e quando muori sei in quello più vicino, invece qua ti riporta sempre in quello principale. Abbiamo sbloccato anche il test licenza speciale, che andiamo a vedere cos'è. Licenza speciale test 1, un Aknosom e un Aratian. Visto che te la cavi bene con le missioni, non serve un test speciale. Se lo superi potrai affrontare le missioni base di caccia 2. Praticamente facendo questa missione aumentiamo il livello delle missioni della gilda. Però noi non lo sappiamo, della gilda qua viene chiamata base, non lo sappiamo perché non abbiamo mai parlato con Minoto, volevo tenerla per quando finiamo il villaggio. Quindi faremo anche questo, ma oggi andiamo prima a uccidere la Ratian e poi, già che siamo nelle piane sabbiose, andiamo a uccidere anche il Kulu Yaku. Lo buttiamo dentro in questo giro, anche se uccidendo la Ratian succederà qualcosa sicuramente, perché è l'ultimo, mettiamo resistenza a fuoco, è l'ultimo mostro dei 5 che dobbiamo uccidere, quindi probabilmente ci sbloccherà la quest urgente per passare alle 5 stelle. Magna Malo? Non lo so, ci vediamo, no, tanto rimaniamo collegati, ci mette mezzo secondo. Regina della Terra, Ratian. Per chi non lo sa, ma credo che, a meno che non abbiate mai giocato a Monster Hunter, oh, si era preso bene a rotolare. A meno che non abbiate mai giocato a Monster Hunter, sapete, conosce, anche chi non ha giocato a Monster Hunter conosce la Ratian, probabilmente uno dei mostri, ah, è uno dei mostri base del gioco, anche se il mostro più importante, quello principale, a Rathalos, che è la versione maschile. La Ratian è femmina, è un po' più debole, sta più a terra del Rathalos ed è velenoso. In realtà anche Rathalos è velenoso, però è più velenoso del Rathalos. Allora, visto che siamo già, mi sono dilungato in chiacchiere, quindi siamo già qua vicini. Nullback le tiriamo su così. No, potrebbero tornarci utili contro il veleno. Eccola, Ratian, possiamo definirla di terza generazione, per chi non lo sa. A parte che è enorme questa Ratian, ma è troppo presto.
per chi non lo sapesse, Rattolo e Saratian sono stati modificati proprio come struttura nella terza generazione. Hanno il baricentro un po' più basso, la coda più larga, hanno fatto un bel upgrade, hanno fatto anche bene, e dalla terza generazione in poi è rimasto, aspettate che faccio passare il veleno, sono rimasti bene o male sempre lì, ma come format funziona, quindi va bene. Come avete visto, la coda del Rattian è velenosa, anche quella del Rattalos, anche se Rattalos si avvelena solo con un attacco, lo vedremo penso presto, solitamente non sono molto distanti l'uno dall'altra. La capriola della Rattian, questo attacco, una volta la faceva solo da terra e one shottava, in realtà no, ti lasciava con uno scudo di vita avvelenato e stordito, quindi morivi subito dopo. Adesso prendiamo il Kulu Yaku per picchiare la Rattian. Questa cosa fa molto ridere, avvelenato e infuocato, poveretto. Aia, non credo che ce la faremo mai, e invece si muovesse. Guarda qua, prendere botte da un Kulu Yaku è triste. Allora noi dobbiamo ancora portare la barra spirito a viola. A viola? A rossa. Ok, la Rattian presente in qualunque Monster Hunter, è l'unico mostro grande insieme a Rattalos e Diablos a essere stato in tutti i Monster Hunter. Invece piccola chicca, uno dei mostri piccoli che è stato in tutti i Monster Hunter tranne Rise è Laptono, che è stato un mostro proprio base. Ah, com'è? Proprio il primo che incontravi nel primo Monster Hunter, e era molto ottimista questa cosa. È stato il primo mostro presente ovviamente in tutti i Monster Hunter, compreso World, ma non Rise e non Sunbreak, dimenticato completamente. Allora cotiamo, no, che fai? Cotiamo. È sopra qua, allora state con me. Andiamo di qua, non dovremmo metterci molto sopra, e sotto credo sia sotto, eccolo. Ok, molto acrobatico. Au, non fa male, abbiamo avuto più problemi con altri mostri che con la Rattian. La Rattian è un altro di quei mostri contro cui io mi trovo particolarmente bene, e dopo averlo detto morirò. Ma credo che tutti si trovino particolarmente bene, perché so di chi usa le Rattian per provare le armi nuove. Non sai bene usare un'arma, vai a testarla contro Rattian. Se ci riesci con Rattian, ci riesci con qualunque cosa. Ok. Allora. Altri mostri, c'è un Basarios qua. Vabbè, usiamo, siamo qua. Ok. Vediamo se riusciamo. Sì. Oh, attenzione, con quale agilità. Mostri che subiscono malus da fuoco, se non ricordo male, hanno la pelle più morbida.
malus da tuono sono più facili da stordire, malus da ghiaccio subiscono di più l'elemento, malus d'acqua, sto sbagliando qualcosa qui. Niente, morta. Fatemelo sapere nei commenti chi se lo ricorda bene. Quello di tuono sono sicuro, non ricordo ghiaccio. Piastra di Ratian è l'oggetto più raro che troviamo da una Ratian basso grado. Ci vediamo a Kamura, fatemi sapere questa cosa nei commenti che è interessante e vediamo cosa ci dicono. La furia è tornata. Oh no, Titus II, l'uomo dall'occhio squercio. Come previsto, con la canaglia del Magna Malo è stata avvistata nell'Orda. Beh, era già lì. Fortunatamente il congegno di Amon lo ha attirato lontano dalla furia in un passaggio segreto verso le rovine sacre. Indovinate chi toccherà fermarlo? Ci siamo, Titus II, è la nostra occasione. Accetta la missione urgente di Noah e sconfiggi quella bestia. Ah, me l'aspettavo più tardi. Per Kamura e per i suoi abitanti. Cioè, per Kamura e i suoi abitanti state cercando di ucciderci. Era questo? Buona fortuna, grazie. Dopo tanta attesa, finalmente è arrivata. Ho appena ricevuto la missione urgente per dare la caccia al Magna Malo. Noi, gli abitanti del villaggio, ci occuperemo della furia. Ci assicureremo che tu non abbia ostacoli. Ma l'unico ostacolo che abbiamo è il Magna Malo. Non importa dove sarai o quale mostro affronterai, lo spirito di Kamura sarà sempre con te. Sempre! Tipo minaccia. Tutti questi scorsi seri mi hanno fatto venire fame, ecco. Questo incubo sarà finalmente finito, voglio festeggiare rimpinzandomi di dango a coniglietto, già la culina. Va bene, la special quest, castigo, 5 stelle, Magna Malo. Aiaia, durante la furia di 50 anni fa il Magna Malo distrusse tutto. Non possiamo permettere che accada di nuovo, quindi facciamo distruggere te. Allora, facciamo una cosa. Mangio, recupero le cose, ci vediamo... Ho usato la pozione. Ci vediamo di nuovo nelle piante sabbiose a uccidere con Yaku. E poi ci organizziamo perché non mi sento prontissimo per il Magna Malo, però. Però proviamo, dai, ci vediamo dopo. Ok, eccoci qui. Allora. Spero che il video ci sia intero, visto che mi è saltato tutto mentre finiva il video. Allora, visto che siamo insieme a fare le quest extra, e come al solito vi ringrazio per essere stati con me fino a questa parte del video, facciamo le cose per bene. Allora, andiamo su qua. Che se non ricordo male c'era niente. Cos'è che sta a fare? Non possiamo scendere. Ma questa cosa non l'ho mai vista. Aspetta, adesso sono curioso. Cos'è? Un carrucolone gigante. Boh, allora. C'era da qualche parte qui sotto un insetto filo. Non c'è più? Niente, me lo sono perso. Che ci portava agli altri due accampamenti. Allora, sopra? No. C'è? Da qualche parte c'è sicuro. Non so dove, ma c'è. Allora, questo ci manca, è la collezione. Un accampamento qua, lo vedete da chilometri. Eccolo qui. Logo 1. E poi
l'altro. Tra l'altro non so se avete notato, l'altro si vede addirittura dalla mappa, la follia del culo Yaku che va a rompere le scatole a Erenopolis. Allora, di qua. Anche questo ci manca. No, ce l'avevamo. Questi mo li usiamo sul culo Yaku. L'altro è esattamente non qui dentro. È qui dentro? No. Ma è qui dove c'è il laghetto, lo vedete dalla mappa. Una sorta di oasi. Sa molto di accampamento in effetti. Qui ci mettiamo i preziosigli. Che ne abbiamo ancora 10. Però ve li segna sulla mappa in realtà. Potevamo guardare prima dov'era, visto che sulla mappa ce lo segna. Allora, in questo momento è sotto. Dovrebbe esserci un buco. No, si sta spostando. C'è un buco tipo dietro questo crinale. Che vi porta direttamente al piano sotto. Ma è ancora sotto. Quindi, riusciamo a salire qua? Sì. Eccolo. Ci metteremo veramente pochissimo, immagino. Scoperto che fare la spada di Rakan serve... Au! Quella di Kulu Yaku. A meno che non la fate direttamente, ma... Au! Sei lì, eh? Un po' lo spreco, grazie. Per Kulu Yaku, uno dei mostri più recenti. Ma addormento anch'io? Sì. Ecco, i rospi funzionano anche su di noi. Ashley, grazie. Uno dei primi di Ward nella zona desertica. Anzi, primo. No, non è vero, si trova già nella zona, nella foresta antica. È tornato anche il Rice. Essenzialmente invariato. Vabbè, c'era anche poco da fare. Infatti mi stupisce che qui sia una missione a 3 stelle. Però viene un po' sostituito come mostro base dal Vrogi. No, non è vero, perché il Vrogi è nella foresta inondata. Qual è stato il primo mostro che ci ha fatto fare qua? Il Barrot? Può essere. Comunque da quando abbiamo fatto quest'arma ci si è semplificata molto la vita. Non abbastanza da affrontare il Magna Malo, ma... Adesso vediamo come organizzarci. Sono indeciso se andare con la spada di Rakan e andare con la spada di Baggi, che in realtà paralizza anziché avvelenare, anziché causare sonno. Oppure andare con questa, perché non ricordo a cosa è debole di momento. Penso acqua. Ci sono tanti mostri deboli all'acqua e poche armi di elemento acqua. Anzi, forse ce n'è tipo due. Beh, spaccheremo in totale, gli avremmo tolto 10. Allora, quando i mostri sono deboli, non state lì a continuare a farli rimbalzare. Basta che li buttate per terra e li uccidete. Dai, perfetto. Allora, noi ci vediamo nel prossimo episodio col Magna Malo, che sarà molto divertente.
mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, avreste già dovuto farlo prima, ma se siete arrivati fino a questo punto del video, assolutamente iscrivetevi al canale, lasciate un commento e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti da Tizio si Fabula.